Grazie, professor Clo. Veramente oggi è una giornata, credo, importante per la cooperazione tra il mondo sviluppato e l'Africa. E il mio intervento lo dividerò in tre parti. Una prima parte che riguarda un'analisi delle problematiche mondiali che affliggono il nostro modello di sviluppo. La seconda parte riguarda un grosso progetto e credo di oggi annunciare qui all'Accademia Pontificia delle Scienze, insieme al mio collega professor Rossi che mi ha accompagnato, una scoperta o un risultato di una ricerca che ritengo che avrà ripercussioni mondiali. E la terza poi, un po' di esempi applicativi nel segno di quell'energia distribuita per l'Africa, di impianti anche piccola taglia che possono recuperare l'energia. Per quanto riguarda la... chiedo scusa, sto cercando di mandare avanti, no, forse non c'è. Era spento, chiedo scusa. In ogni caso, ringrazio chi mi ha preceduto perché ha già affrontato problematiche importanti. Quello dell'accesso all'energia è sicuramente un problema importantissimo e alla base di qualunque tipo di sviluppo. Ma probabilmente il ruolo che l'Africa giocherà nei prossimi 30 anni potrà essere ancora maggiore. Ecco, una breve presentazione, il nostro centro interuniversitario di ricerca si chiama CIRIAF, con 10 Atenei consorziati, ingloba anche il Centro Nazionale di Ricerca sulle Biomasse, istituito dal Ministero dell'Ambiente, che io ho fondato e diretto per 10 anni, e un altro centro che è quello di ricerca sul clima, che fa parte di una sezione appunto di questo centro. Abbiamo 70 ricercatori presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Perugia. Tornando al problema mondiale dell'energia, sappiamo che con l'incremento della popolazione, ma soprattutto col livello di benessere che l'energia ha portato e prodotto purtroppo non dappertutto, ma solo in una parte dell'umanità, i consumi energetici sono aumentati e stanno aumentando con una rapidità enorme perché al banchetto dell'energia si stanno affacciando paesi come la Cina, il sud-est asiatico, e che sono per il loro sviluppo divoratori di energia. Le previsioni ci fanno capire come il bisogno di energia nei prossimi 40-50 anni crescerà ancora. Per garantire questo sviluppo, per garantire l'alimentazione e la disponibilità di acqua, e siamo arrivati oggi a 12 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio, con un corrispettivo ambientale, io lo chiamo una contabilità ambientale, che sono 25 miliardi di tonnellate equivalenti di anidride carbonica immessa in atmosfera, la situazione potrebbe diventare ancora più drammatica con un incremento della popolazione che al 2050 potrebbe arrivare a 10-12 miliardi di persone. Allora, in questo scenario forse vale la pena ricordare come è distribuita l'energia e il consumo energetico. Come dicevamo prima, in questa fotografia che mostra la Terra di notte, si vede benissimo dove sta il consumo dell'energia. Un modello di sviluppo che è entrato in crisi di recente, infatti oggi si parla di green economy, di passaggio dall'economia del petrolio all'economia verde, delle energie rinnovabili, della sostenibilità. Ma come può un sistema diventare sostenibile se è così squilibrato come vedete in queste immagini? Vedete gran parte della terra e in primo luogo l'Africa nera, nel senso che appunto non c'è energia e viene consumata pochissimo. Allora, per produrre sviluppo certamente bisogna incrementare forme di produzione rinnovabile di energia e utilizzare soprattutto l'energia solare.
ma quello che è accaduto, il rovescio della medaglia del nostro cattivo modello di sviluppo, oggi ce ne rendiamo conto, è senz'altro un impatto sulle modificazioni del clima che oggi non ci possiamo più permettere, nel senso che se in passato la Terra ha avuto anche concentrazioni dell'anidride carbonica superiore ai 400 parti per milione che abbiamo raggiunto il 10 maggio del 2013, oggi certamente non possiamo più permetterci il lusso, tra virgolette, di superare certi valori e in così poco tempo, meno di 100 anni, perché questi stanno producendo cambiamenti climatici così sconvolgenti, con effetti, diciamo, e fenomeni estremi, da un lato la siccità, dall'altro estrema piovosità, uragani e fenomeni atmosferici che sono prodotti da tanta energia che circola nella nostra atmosfera, e poi cambiamenti climatici che producono, come vediamo questa immagine, lo scioglimento dei ghiacciai, l'innalzamento dei mari e così via. E allora quello che può accadere lo vediamo in queste immagini: se superiamo i 2 gradi, come è stato detto in numerose COP, diciamo conferenze mondiali sul clima, e al 2050, gli stravolgimenti a cui possiamo andare incontro sono davvero drammatici in termini di agricoltura e disponibilità di cibo, in termini di disponibilità di acqua. Ma questo problema non riguarda solo i paesi poveri, ma riguarda anche noi, paesi sviluppati, e ancor più drammatico per noi, perché, come è noto, l'innalzamento delle acque, nonostante il Mose, potrebbe sommergere Venezia e tante altre nazioni potrebbero addirittura scomparire. Quindi, diciamo, i risultati di questi sconvolgimenti con 7 miliardi oggi di persone non sono più ammissibili, perché creerebbero catastrofi enormi. Basta forse ricordare gli ultimi eventi, quello delle Filippine o quello della nostra Sardegna, per accorgerci come questi eventi aumentano di intensità ma anche di frequenza, cioè sono sempre più frequenti. E allora credo che bisogna prendere coscienza e consapevolezza che non possiamo più continuare in questo tipo di modello di sviluppo, ma occorre mettere in campo e con decisione pratiche di sviluppo più sostenibili. Ma basta sostituire gradualmente, e con tanto sforzo l'abbiamo visto per il fotovoltaico in Italia, con un esborso solo per il fotovoltaico di 6 miliardi all'anno in più sulla bolletta energetica, che poi diventano 10 con tutte le altre fonti energetiche rinnovabili. Basta aumentare un po' le energie rinnovabili, basta diciamo cercare di sostituire piano piano il petrolio. Con quanta velocità i cambiamenti climatici stanno travolgendo il nostro pianeta, e con quanta velocità invece, o lentezza meglio, stiamo cambiando stile di vita. Ecco, studi che abbiamo fatto col Centro di Ricerca sul Clima, questo progetto AMMA ha interessato 59 paesi che si sono interrogati sul perché il monsone africano diminuisce di intensità e di durata, riducendo la piovosità in certe aree subsahariane e provocando problemi all'alimentazione, alla produzione di cibo e quant'altro. Non so se il video riuscirà a partire, è brevissimo, forse siamo, se no lo saltiamo. Quanto dura? Ma un minuto o due, era solo per mostrare alcuni risultati, però io direi di andare avanti, così facciamo prima. Allora, interroghiamoci, nell'ottica del titolo di questo convegno, economia solidale e sviluppo sostenibile per l'Africa, cosa fare per un'economia solidale e uno sviluppo sostenibile? Qual è il ruolo che può giocare l'Africa nel nostro futuro? Quali sono le tecnologie che possiamo mettere in campo? Sempre con quel discorso che ho fatto prima. Beh, adesso concedetemi una piccola parentesi. Appunto, mi scuseranno i colleghi dell'effetto serra che qui mostro, ma sicuramente all'aumentare dell'anidride carbonica l'energia che noi immettiamo in un sistema termodinamico formato dalla terra e dall'atmosfera aumenta, viene intrappolata
e non esce. E il motivo è abbastanza semplice. L'energia solare è uno spettro che attraversa abbastanza facilmente l'atmosfera, viene assorbito dalla terra e dagli oceani, ma quando viene assorbita l'energia elettromagnetica che arriva dal sole, cambia lunghezza d'onda, si trasforma da luce in calore, e il calore, che ha una lunghezza d'onda da 5 a 25 nanometri, a differenza della luce da 3 a 4 nanometri, non esce più, non riesce più a uscire fuori, e quindi la Terra si raffredda di meno. Ecco che incrementa la temperatura di questo pianeta, ma incrementa anche l'energia che sta dentro, e questa energia da qualche parte si deve scaricare. Scusatemi questo esempio, ma lo banalizzo con questa pentola. Se consideriamo la Terra una pentola, che è una pentola in cui sta bollendo dell'acqua e c'è una pressione, noi possiamo fare interventi come l'efficienza energetica, come le energie rinnovabili. Vedete, sono dei forellini che noi pratichiamo sul coperchio di questa pentola. Ma voi pensate che questi siano sufficienti a non far scoppiare la pentola? Oppure non sarebbe meglio forse contemporaneamente, naturalmente a questi interventi, abbassare il fornello che sta sotto la pentola? Ebbene, il fornello che cos'è? È il sole. Ma come facciamo a abbassare il sole? Non è che possiamo fermare il sole. Però possiamo cambiare un parametro importante della riflessione della Terra, che è il suo albedo. Naturalmente qui stiamo parlando di valori molto piccoli, però questo è il bilancio energetico della Terra, della radiazione solare, e vedete che l'energia che arriva dal sole, che è di colore giallo, diciamo che si trasforma in colore arancione e rosso e non esce più dall'atmosfera. Cambiando il coefficiente di riflessione e quindi riflettendo maggiore, questo lavoro lo fanno già le nubi, intendiamoci, qui il problema diciamo, i cambiamenti è molto complesso, però sappiamo bene che ci sono anche altre teorie che riguardano il campo magnetico solare, terrestre, i raggi cosmici e sulla formazione delle nubi. Però noi sulla Terra possiamo aumentare l'albedo, cioè la capacità di riflettere la radiazione prima che venga assorbita. Bene, noi abbiamo messo a punto sistemi, tecnologie, coperture, anche in combinazione col fotovoltaico per le nostre latitudini, ma poi vedremo anche per l'Africa, che consentono di diciamo ridurre questo fornello che sta sotto questa pentola. Ma di quanto? E forse è qui l'annuncio che volevo fare. L'annuncio che noi abbiamo pubblicato su riviste internazionali di prestigio, l'ultima di queste è Advanced in Building Energy Research, o anche in altre riviste Energy, Applied Energy, testimoniano di questo fatto. Alla nostra latitudine, circa 10 metri quadri di superficie che ha un coefficiente di riflessione superiore a 0,9, cioè riflette il 90% della radiazione, equivale all'effetto riscaldante che produce una tonnellata di anidride carbonica immessa in atmosfera. E per la prima volta questo annuncio è sensazionale, perché mette a confronto due effetti contrapposti. Uno, che è la coperta costituita praticamente dall'anidride carbonica. L'altro, invece, l'effetto raffrescante costituito dalla riflessione delle superfici con elevato albedo, appunto. Ma noi abbiamo fatto già delle applicazioni in Italia, abbiamo certificato delle superfici, e qui vedete non si tratta solo di vernici, ma si tratta di sassi, si tratta di tutto quello che può essere materiale che ha un elevato coefficiente di riflessione. Abbiamo anche fatto una sperimentazione in Tunisia, in Nord Africa, questo è un sito di una cementeria, grazie al Ministero dell'Ambiente che ha finanziato questo progetto negli ultimi 2 anni. E poi volevo sottolineare come, ecco qui vedete che cosa significa in termini di compensazione dell'anidride carbonica in termini superfici riflettenti. Quei due quadratini bianchi, il primo è l'equivalente della superficie bianca o riflettente che sarebbe necessario per raggiungere gli obiettivi di Kyoto dell'Europa 15.
Il secondo, un po' più grande, è quello che servirebbe per raggiungere gli obiettivi di Kyoto di tutto il mondo praticamente, perché qui ci sono Stati Uniti, Cina, India, oltre a tutta l'Europa a 27. Quindi guardate, quei due fazzoletti bianchi potrebbero già da soli raggiungere certi obiettivi, che non sono sufficienti, intendiamoci, e non sono i soli per compensare queste problematiche. Qui c'è il Burkina Faso. Ancora quanto tempo? Un minuto, ecco, allora, chiudo. Scusi se mi sono... È solo per dire come si potrebbe, se questo progetto andasse avanti e se Sorella Natura, magari col suo presidente, con quella idea di università che è stata lanciata oggi, potesse farsi promotrice in campo internazionale di un intervento di questo tipo, che potrebbe essere monitorato da satellite per misurare con precisione l'effettiva radiazione riflessa e fare accordi bilaterali per dare un reddito anche a popolazioni che potrebbero, diciamo così, raddoppiare il loro PIL. Quando parliamo, stamattina sentivo, di poco più di un dollaro. Ecco quindi la proposta, diciamo, un po' eclatante che volevo fare. E infine, e queste sono altre applicazioni, altre misure che noi facciamo nei nostri laboratori, il nostro centro, e volevo solo dire che qui ci sono dei conti economici che dimostrano quanto detto. Abbiamo anche tecnologie però solari per dissalare l'acqua, tecnologie per le energie rinnovabili, come questo caso 30 kW fatti con dei reflui zootecnici e umani che possono produrre biogas per piccoli villaggi, e questo è per gli allevamenti di galline che abbiamo fatto in Italia ma che potrebbero essere trasferiti anche in Africa. Quindi noi siamo pronti alla cooperazione. Jeffrey Sachs è un amico, è stato a Siena 4 mesi fa, spero che con la Columbia ci siano rapporti più di scambio proficuo, e quindi io ringrazio tutti con queste parole del Santo Padre che il 5 giugno ha detto che coltivare e custodire il creato è un'indicazione di Dio che ha dato all'uomo, e perché sia un giardino, un luogo abitabile per tutti. Grazie. Grazie.